Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli 87,6 MHz sul sito web www.radiosperanzapescara.it ed è su Facebook, la pagina è Radio Speranza. È stata approvata durante l'ultima seduta del Consiglio regionale lo scorso 17 settembre la legge sul procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, presentata dai consiglieri regionali Costantini, Chiavaroli, Pagano e Giuliante. Disciplina dei procedimenti amministrativi regionali e locali, digitalizzazione dell'amministrazione regionale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale sono le tre direttrici della legge. Il prefetto dell'Aquila Alecci ha incontrato i sei avvocati che da lunedì sono in sciopero della fame per protestare contro la chiusura del Tribunale di Sulmona. Gli avvocati hanno ribadito la richiesta di un incontro con il Ministro della Giustizia Cancellieri. Continueremo ad oltranza finché il Guardasigilli non ci ascolterà. Dopo essersi accertato delle condizioni di salute sempre più critiche, il prefetto ha incontrato il Presidente del Tribunale in forma privata. Un vasto incendio che ha interessato la collina di Miglianico in provincia di Chieti, dove alle 8 sono entrati in azione i vigili del fuoco con 5 squadre del comando provinciale di Chieti e un elicottero partito dall'aeroporto di Pescara, è stato domato, anche se è stato necessario anche l'intervento di un Canadair perché le fiamme, propagatesi da sterpaglie nella zona dei Calanchi, si stavano avvicinando ad alcune case. Il rogo è stato domato poco dopo mezzogiorno. Sono state 2.949 le persone censite dall'Associazione Pescara Bici oggi tra le 7.30 e le 9.30 per la terza edizione del Day Bike Day nei sei varchi organizzati in città per il controllo dei passaggi di biciclette. All'evento hanno preso parte 40 volontari dell'Associazione Pescarese che aderisce alla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. La manifestazione, promossa per la giornata europea senza auto, era rivolta a tutti i cittadini invitati a non usare né auto né moto private. Ne parleremo a servizio interviste oggi alle 18.15 e domani alle 7.35. Dopo il lancio del servizio online Cerco Offro Volontari sul sito del CSV Pescara al via un percorso di conoscenza e accompagnamento per chi vuole mettersi al servizio degli altri. Il direttore del CSV, Massimo Marcucci, ha incontrato alcuni tra gli aspiranti volontari che hanno inviato la propria candidatura. L'incontro è servito per far conoscere il centro servizi per il volontariato, le sue attività e la sua mission, e iniziare un percorso comune per individuare la struttura dove l'aspirante volontario si potrà mettere al servizio. Sul sito del Banco Informatico Tecnologico e Biomedico www.biteb.org sono a disposizione alcune apparecchiature odontoiatriche, in particolare un teleradiografo, 5 apparecchiature dentali a luce fredda, strumenti chirurgici, 2 apparecchi per radiologia endorale, 2 amalgamatori, un ortopantomografo, un ablatore di tartare. Le associazioni interessate possono prenotare i beni sul sito www.biteb.org o contattando lo 02 55
02 55 30 08 73, ripetiamo 02 55 30 08 73, per ulteriori informazioni. Liberi dal fumo in 5 giorni, lo promette un corso organizzato dall'associazione di volontariato Lega Vita e Salute. Si intitola Respira Libero ed è il primo in Italia, nato nel 1973 in contemporanea con la nascita della Lega Vita e Salute. Dura 5 giorni più altri incontri di richiamo. Dal 23 al 27 settembre alle 20:30 i conduttori saranno la dottoressa Sandra Di Fabio e Paolo Todaro. Il corso può ospitare un massimo di 40 persone. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 346 88 12 963. Per il 14° anno consecutivo torna Io Tu Volontari, attività ideata e promossa dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara per fare esperienza di volontariato, per far fare esperienza di volontariato agli studenti delle scuole superiori di Pescara, nella certezza che la gratuità è una grande leva educativa. L'attività consiste nell'alternarsi di incontri di formazione ed esperienze dirette di volontariato che gli studenti possono svolgere nel pomeriggio presso strutture caritative di Pescara e provincia. Per informazioni si può chiamare lo 085 29 24 249. Ripetiamo 085 29 24 249. Uova di tartaruga si schiudono sulla spiaggia e a Roseto degli Abruzzi sabato 21 si celebra l'evento con una cerimonia organizzata da Comune, Area Marina Protetta, Torre del Cerrano e Centro Studi Cetacei. Prevista l'immissione in acqua di Giulia, la caretta annotata qualche giorno fa mentre deponeva le uova da cui sono nate finora 20 tartarughe. Giulia si trova ora in una struttura specializzata a Montesilvano. Appuntamento a Roseto, nello stabilimento La Rosa dei Venti, alle 10:30 di sabato. E intanto vediamo quali sono gli appuntamenti diocesani. Sabato 28 e domenica 29 settembre all'Oasi dello Spirito si terrà il convegno diocesano, con una giornata per i giovani e una invece per gli adulti, tema la Chiesa e Comunione. Sempre in quei giorni, sabato 28 settembre alle ore 18:30 presso la Chiesa Cattedrale di San Cetteo in Pescara ci sarà l'ordinazione sacerdotale del diacono Michele Cocomazzi, mentre il 29 settembre presso la Chiesa Cattedrale di Santa Maria Madurai in India ci sarà l'ordinazione sacerdotale del diacono Edward Arulraj Pushparaj. L'ottava giornata per la custodia del creato si celebrerà il prossimo 4 ottobre a Pescara. Quel giorno alle ore 19:30 presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in Pescara è in programma la preghiera presieduta dall'arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti sul tema La famiglia educa alla custodia del creato. Incontra il favore del pubblico, piace a grandi e piccini, è buono e fa bene. Una giornalista e due cuochi, Peppino Tinari di Guardia Grele e Marcello Spadone di Civitella Casanova, entrambi dotati di stelle Michelin, saranno tre protagonisti di Tornareccio Regina di Miele, perché il miele è quello di cui stiamo parlando. Si tratta dell'11ª edizione della rassegna dedicata proprio al miele e ai prodotti dell'alveare, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre a Tornareccio. E negli stessi giorni, cioè sabato 21 e domenica 22 settembre, a Montesilvano è in programma la festa della famiglia organizzata dall'assessorato per le politiche sociali del comune di Montesilvano, da segnalare in particolare presso la piazza antistante la chiesa di Santa
Sant'Antonio a Montesilvano sabato alle ore 17, un momento di confronto in cui le famiglie montesilvanesi potranno esprimere le proprie proposte in relazione a quelle che sono le problematiche da loro riscontrate proprio a Montesilvano. E siamo con questo al meteo. Stasera su Pescara e provincia si prevede pioggia debole con temperature da 19 gradi e mezzo a 20 gradi e mezzo e venti moderati. Domani si prevedono cielo coperto con qualche pioggia al mattino e nel primo pomeriggio, cielo poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata con temperature da 17 gradi e mezzo a 24 gradi e mezzo e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.